Buongiorno. Dopo un mese si ritorna in campionato, è scontato dire che la partita di sabato sera sia una gara dalle mille incognite per tanti motivi, per il fatto che comunque è tanto tempo che si è fuori da una gara agonistica, non si sa mai dopo una lunga pausa cosa si ritrova anche nello stesso organico, il discorso mercato, anche se poi magari a noi in questo momento riguarda poco perché c'è poco da inserire. Sì, correttamente lo che hai detto. Noi dobbiamo pensare che è un campionato, un campionato. Mi sono espresso male, un girone molto corto, nel senso che dura poco, perché se te fai conto iniziamo l'11 di gennaio e finisce il 26 di aprile. Vuol dire che questo campionato dura 3 mesi quasi, un po' di più. Se concentrano 18 partite, 19 partite in 3 mesi, dobbiamo curarci bene, essere molto concentrati e bueno, andiamo a, come le ho detto in questi giorni, anche a Natale, quando ci siamo allenati dopo il Natale, de che noi dobbiamo andare a, come si dice, a riconfermare le cose positive. Sente che queste riconfermi di cose positive, cioè quello che lei ha lasciato a Carpi, lo ritrova, si possono ritrovare sabato? Già delle sensazioni? Penso, ho delle sensazioni che dobbiamo giocare meglio di Carpi. Sì, no, io dico, è vero che non abbiamo meritato non abbiamo meritato di perdere, però è anche vero che noi quasi quasi non siamo arrivati nella porta avversaria. Allora voglio vedere la squadra, vogliamo vedere la squadra, anche i giocatori che si sente a pelle, la squadra delle prime tipo 12-13 giornate, prima di trovarci con quegli infortuni, squalifiche. Un avversario che vuole riscattare una data molto negativo, che ha inserito un Lodi in più nel suo organico, quindi altre cose da tenere in considerazione. Sì, Lodi sappiamo chi è, giocava anche nell'epoca mia, è un giocatore di adesso una certa età, però è un giocatore che ha giocato per tanti anni in altre categorie, è un giocatore importante. Non so se giocherà. Noi non dobbiamo pensare in Lodi, come hai detto, loro saranno una squadra che si devono riscattare perché son partiti come favoriti con una squadra importante che ha speso tanto e si trovano in una situazione in difficoltà dove oggi non so qual sarà il stimolo loro perché non posso opinare, però si trovano lontano dalla prima in classifica o anche alla seconda che è il Carpi. Allora non è facile per la Triestina lottare per il titolo. Penso che punterà come puntiamo noi al play e bueno, è una, per noi in questa situazione come ci troviamo noi che prima del campionato magari non te lo immaginavi, oggi è un rivale diretto. Sam, ci aspettiamo che lei presenterà sabato, parlo come condizione ovviamente. No, condizione siamo bene, ci siamo allenati a Natale, 27, 28, 29, dopo siamo tornati il 3, abbiamo fatto belli allenamenti, a occhio anche sul GPS abbiamo fatto buonissimi allenamenti. Penso che per come l'ho vista oggi la squadra, nello poco che abbiamo fatto a livello fisico, sono convinto che siamo tornati alle prime partite e bueno, me ne rendo conto che hanno voglia di giocare. Santurro tornerà a disposizione facendo una proiezione per le prossime 48 ore? Sì, vediamo sabato mattina.
Dopo uno stop così lungo e poi con il ringraziamento che abbiamo noi lo staff su Santurro per come ha giocato con la spalla, con la gamba, che è stato un grande con noi, come il campionato è così corto, il mio pensiero non è tanto di rischiarlo. Perché oggi si te fai, dice una signora qua che non posso fare dei gesti però, oggi qualcuno se può fare un infortunio muscolare e si può perdere la metà del campionato, perché già il 25 aprile abbiamo finito. Tutto pensando in positivo che dopo andiamo a un play, no? Però il campionato. Non ha voluto mai rischiare nessuno su no, a Santurro. A Santurro un po', a Santurro un po'. A Santurro sinceramente un pochettino sì, a parte un giocatore che per fortuna. Cioè, lui si era fatto male alla mezz'ora del primo tempo, no? Sinceramente, e noi anche lui in un momento no, le do tanto merito a lui, non a me, perché lui non ha voluto uscire con il carte. Io in un momento le ho detto di uscire, lui non ha voluto e per quello secondo me non merita di. Adesso quando rientra deve stare al 100%, perché anche se succede qualcosa te lo perdi oggi come oggi. Te lo perdi la metà del campionato, perché non, pensate che adesso in gennaio noi giochiamo 8 partite. E sono punti importanti per noi. Senta, come vivrà la tribuna sabato sera? È vero. Ti giuro che mi ero dimenticato. Questo è il buon anno che mi fa lui, hai visto? No, ti è scherzando. Te lo giuro per mio figlio che mi ero dimenticato. Il tema è che per regolamento non posso scendere neanche nello spogliatoio, non mi possono vedere. Dovrò caricare il telefono allora. Caricare. Starò 90 minuti così. No. Mister Rocky pienamente. Rocky è tornato, siamo felici, non vogliamo rischiarlo. Ha fatto tutto, lui come Santurro non si sono fermati. Hanno lavorato alle ordini di Minucci, a Natale, Rocky ha un fratello anche in uno studio importante a Roma che ha lavorato, sempre in comunicazione con lo staff dei prof e medici, con Minucci, e per quello loro sono tornati, in forma. Rocky è tornato, le manca ovvio la gara, è normale, però... Però è tornato, esattamente, però è tornato, sta benissimo Rocky, per fortuna. Ma solo o Fusco a questo punto? No, non lo sappiamo, però penso che ma solo. Ah sì, più ma solo che Fusco? Sì. Senta, invece sotto l'aspetto mentale che Sam si vuole vedere sabato sera, perché poi alla fine, come dicevamo prima, la concentrazione. Non è semplice riannodare un po' tutti i fili, no? Ci è capitato a tutti, che dopo il Natale, il Capodanno... Però per una squadra come la nostra, abituata ad avere qualità tecniche importanti, sia in mezzo al campo... anche davanti, poi riannodare un po' i fili non è molto semplice. No, perché io sono convinto di che ci hanno servito tanto quei 3 giorni, perché anche questo devo dire che loro, quali 3 giorni, mister? Che ci siamo allenati, perché loro potevano scegliere di avere 9 giorni di vacanza. E sinceramente abbiamo parlato e per fortuna hanno scelto di volere, che loro si volevano allenarsi quei 3 giorni, e che a me mi riempie di orgoglio. Abbiamo fatto doppio, sì, c'eri te. E allora quel non si è perso, che dopo che arrivi dopo 9 giorni che non ti vedi, che magari uno le mandi al lavoro e lo fai, sì. O non lo fai. Allora quel meccanismo lì oggi è cresciuto. Oggi ho visto molto bene, come si dice,
la intesa fra Orlando e Frediani, è come che è cresciuta, sono cresciuti anche fisicamente, penso che il riposo ci ha fatto bene, si sono allenati tutti benissimo, anche Alessio sapendo che non gioca, sta benissimo. Bueno, lo più importante è che piano piano stiamo tornando piano piano, abbiamo tutti a È disposizione. scontato dirlo, si apre il girone di ritorno ed è ovvio, è scontato che insomma, il vostro obiettivo è quello di fare meglio Ovvio. del nono posto che avete portato a casa alla fine del Di girone fare meglio, e d'Italia. noi possiamo avere in queste 4 partite, facendo dei risultati positivi che le dobbiamo fare, di spaccare la classifica. Dobbiamo essere più attenti negli ultimi minuti, e dove si arriva, per quello si parla sempre di che bisogna lavorare con la fatica. Con la fatica fai più sbagli, però non puoi perdere la concentrazione. E sono situazioni che a questi livelli, con certe squadre come il Carpi, ti castigano perché sono forti su punizione, sono forti, hanno giocatori individualmente forti come alla Triestina. Quindi diciamo, il fatto di non aver fatto praticamente più punti in trasferta è più un discorso episodico, Per me più che una sì, però anche tendenza o all'inizio. una caratteristica negativa che negli ultimi tempi abbiamo No, però accumulato. anche all'inizio, quanti gol a noi per merito degli avversari ci hanno fatto? Sono tutti episodi. E noi quanti gol abbiamo fatto noi per merito nostri? Anche abbiamo fatto dei gol per degli episodi e sbagli degli avversari, però noi abbiamo creato tante giocate per merito dei nostri giocatori. Per combinazioni, per giocate, e noi dobbiamo migliorare, sono totalmente d'accordo, però lo più importante è che lo sanno i giocatori, dobbiamo crescere su quello, sulla tensione, penso.